attivazione della metropolitana di Salerno e finanziamento per il completamento della cittadella giudiziaria. Due veri e propri miracoli, così come definiti in conferenza stampa dal sindaco vice ministro De Luca. Soltanto due degli interventi sui quali si è centrata l'attività romana nei mesi scorsi. Incontrando la stampa per il bilancio dopo il conferimento dell'incarico a Renzi, De Luca ha rivendicato quanto fatto anche e soprattutto per il territorio salernitano, tra conferme ed iniziative completamente nuove. Tra le tante anche Porta Ovest, con la conferma del vecchio finanziamento e la conquista di altri fondi. E poi i 5 milioni di euro per la metropolitana, i 28 per il completamento della cittadella giudiziaria, prima conquistate e poi difesi con il coltello tra i denti. Un lavoro di certo non concluso, ha ribadito De Luca, sia che dovesse volare nuovamente a Roma che restare a Salerno, dove ha aggiunto si sta benissimo. Abbiamo sollecitato l'ANAS a progettare interventi anche di minima sulla viabilità delle due fasce costiere, Sorrentina e Amalfitana. Credo che sarà, come dire, illustrata nelle prossime settimane questa progettualità dell'ANAS. Sapete che a fine mese noi consegniamo metà della cittadella giudiziaria, a conferma ovviamente non solo che l'opera va avanti, che l'opera si conclude, ma di quanto ottusa sia stata una qualche campagna giornalistica sulle cosiddette incompiute. Ho sempre detto che a Salerno di incompiute c'è solo il palazzetto dello sport, perché è fallita l'impresa che ha vinto la gara, punto. Per il resto i cantieri sono tutti pienamente operativi. Andremo, credo, nelle prossime riunioni di CIPE a finanziare per 7 milioni di euro il porto di Salerno e a sbloccare un finanziamento di 70 milioni di euro per dragaggio, sistemazioni urbanistiche interne. Abbiamo avuto, credo, da poco l'avallo del Ministero dell'Ambiente. Diciamo che sul versante porto c'è un altro movimento economico estremamente interessante. Bisognerà lavorare per strappare altri finanziamenti, in modo particolare il prolungamento della metropolitana, Università di Salerno, parliamo di 120 milioni di euro, e area sud. Dobbiamo riprendere in mano il tema dell'aeroporto di Salerno-Ponte Gagnano, nell'ambito di un ragionamento che riguarda il sistema aeroportuale campano. Io non condivido la fretta con cui è stata cancellata l'ipotesi Grazzanise, non mi pare motivata tecnicamente. Dovremo strappare anche altri finanziamenti, non eccessivi per la verità, per garantire il collegamento anche dell'area di Avellino all'alta velocità a Salerno, un collegamento ferroviario di 10 minuti, un quarto d'ora. E poi ovviamente rimangono altre questioni non settoriali, ma che andranno seguite a livello parlamentare, a livello di governo, una in particolare, Tribunale di Sala Considina, un'eccezione unica in Italia, è l'unico tribunale che viene accorpato ad una corte d'appello fuori della regione. È uno dei motivi per cui questo intervento, a mio parere, deve essere ripreso, perché è assurdo immaginare una riorganizzazione dell'attività giudiziaria che determini problemi insostenibili sul piano della mobilità e sul piano delle complicazioni burocratiche di altro tipo.